Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente arriva il giorno delle pagelle, del pagellone annuale. Sicuramente lo stavate aspettando, non lo so, a prescindere comunque io lo faccio, quindi oggi e domani, quindi sarà suddiviso in 2 giorni. Allora, partiamo da un presupposto che può darsi pure che qualche giocatore me lo dimentico, come succede con le pagelle. Se mi dovessi dimenticare qualcheduno, praticamente lo do senza voto, cioè non ha voto, non ha, ecco, quindi quelli che mi dimentico non tengono voto, quindi non posso dare un giudizio, cioè no comment, ecco, caso mai mi dovessi dimenticare qualcuno. E per quanto riguarda altri Lecce, niente, ancora tutto in alto mare. D'Aversa dovrebbe firmare forse col Cesena, non so se lo sapevate, ma penso di sì. E niente, ancora tutto in stallo, tutto fermo, Brumoni, non c'è niente. Stiamo aspettando, tanto Corvino sta già a Milano, quando scenderà si metterà d'accordo con Gotti e si vedrà. Ancora è inutile dire fa questo. Comunque parto da il portiere Falco. Ovviamente i portieri secondari non li conterò perché non hanno mai giocato, quindi è inutile dire i portieri secondari. Falcone ovviamente è stato uno dei migliori protagonisti di questa stagione e io li do, ragazzi, fatemi sapere. Per voi la votazione totale di tutto l'anno dei giocatori che per voi, insomma, come una cazzo hanno giocato. Senza magari la descrizione, basta pure dire Falcone voto 8, Baschirotto voto 7, e vediamo un po', vediamo se sono con i miei o no. Oppure se dite Gracis per me è come hai detto tu. A Falcone do voto 8 in pagella, partita strepitosa, pochissime sbavature. C'è stato il periodo in cui Lecce con D'Aversa nell'ultima partita, non so se vi ricordate, che prendeva un po' di gol a cazzo nelle ultime partite, che poi è saltato. Lì c'è stata qualche piccola sbavatura. Mi ricordo il gol che abbiamo preso contro il Genova, che ha respinto così. Contro il Cagliari pure, se non mi sbaglio, in casa. Ma puttanate, ma per il resto, ragazzi, ha fatto la partita. Ha fatto pure l'assist. È stato il portiere nella storia che ha fatto l'assist pure. Quindi, ragazzi, veramente strepitoso. Speriamo che rimanga. Meritava la nazionale, purtroppo non è andato. Ahimè, pazienza. L'importante è che l'anno prossimo rimane. Secondo me rimane, ecco, questo è il mio punto di vista. Uno dei cardini principali diciamo, della salvezza sia di quest'anno che dell'anno scorso. Comunque, Falcone poi un'altra cosa, è migliorato tantissimo con i rinvii. L'anno scorso, all'inizio anno, sbagliava tantissimo. Invece nell'ultimo periodo, a parte che mo con Gotti giocano più palla a terra, quindi non spazza molto la palla. Infatti una volta fece pure quell'errore che sbagliò, che gli buttò addosso all'attaccante, ma ci stava a parte del calcio, e questo è un altro errore, ma non fa niente. Quindi, raga, gira molto il portiere, si è diventato come un difensore aggiunto, come un libero, diciamo, che comunque prende la palla, la gira da una parte all'altra, giocano sempre con i terzini, da terzino a terzino, da difensore a terzino, quindi ormai il portiere deve avere per forza i piedi buoni. Se non c'è i piedi buoni, vuol dire che ha qualcosa in meno rispetto agli altri. Partiamo quindi ragazzi, grazie veramente di cuore a Falcone per tutto quello che hai fatto, speriamo che continui. Per quanto riguarda Baschirotto, anche gli do 7,5 in pagella, veramente anche lui quest'anno strepitoso, sempre in quel piccolo periodo in cui stava un po' in un periodo down, mettiamola così, giù, ha fatto qualche cazzata, ma veramente all'inizio è partito fortissimo, poi si è un picco perso e ora nelle ultime partite, mi sto prendendo un naso, nelle ultime partite ha fatto veramente vedere quanto lui è forte. Poi, ragazzi, un giocatore all'intervista che viene da giù, quindi quando Lecce l'ha chiamato ha detto che si è messo a piangere, veramente una. È chiaro, diciamo dalla Serie B, da prima, vabbè, stava in Serie B, però lui veniva con l'Ascoli, però lui veniva. Annaggia, mi sta pure il naso. Veniva dalla Serie D, quindi, ragazzi, veramente io mi auguro che rimanga a Lecce, è chiaro, anche se lui, ovviamente, giustamente con gli altri, no? Ambiscono ad andare alle squadre più forti e giustamente lo meritano, quindi se qualcuno dovesse andare via è inutile criticare, ma è giusto elogiare, ringraziare no, e augurargli il meglio possibile. Questo vale per tutte le cose, quindi se Baschiotto dovesse andare se ha una squadra di salvezza mi sembra un po' ridicola la cosa, ma se ha una squadra più forte allora ci sta che possa andare a squadra più forte, non è caso di classe o quantomeno va di pari. Se Gamma, con tutto il rispetto, una Verona, una De Grigia, un Cagliari, c'è Saccio. No, con tutto il rispetto, me che rimane qua, è chiaro, sembra logico. Se ha una Fiorentina, hanno Torino, c'è una squadra un po' più forte, hanno Monza, che già poco, uno step poco di più, l'ha già diverso.
Invece, per quanto riguarda Pongracic, secondo me è stato il giocatore più forte di quest'anno. E io sa quanto gli do? Voglio esagerare. 9 in pagella. 9, non darò 9 a nessuno. Quindi per me Pongracic è stato il giocatore più forte di quest'anno. Veramente un giocatore, come si dice, un alieno nel Lecce. Come se gli altri sono degli esseri umani. E lui è un alieno, è qualcosa di più. Infatti, veramente un giocatore che non c'entra nulla, ovviamente, con il Lecce come l'anno scorso da Untiti. Quindi, ragazzi, strepitoso, ma veramente. Ma quando lo vedi io, perché sono difensore, ho giocato sempre difensore. Quando vedi Pogacic, veramente, cioè, vedi il difensore completo, completo, veramente. Palla, salta l'uomo, ha sfilato, per caso gli è mancato il gol. Cioè, fa quelle sgroppate. Ah, slancio, difende preciso, non si fa spostare, sempre preciso sulla posizione. Sì, anche lui qualche piccola sbavatura ogni tanto l'ha fatta, ma ci sta, non è che sono tu, cioè, è alieno, però anche gli alieni sbagliano, mettiamola così, anche gli alieni sbagliano. Quindi, ragazzi, veramente giocatore strepitoso, spero che rimanga, ma secondo me, ragazzi, Baschirotto e Falcone, scusate se vi digratto, ma mi sta dando fastidio naso, state a fastidio. Qualche barese tengo, non saccio. Comunque, Pogacic non rimane secondo me, ma gli altri due sì. Quindi, ragazzi, veramente Pogacic ti ringrazio di cuore come anche gli altri. Quindi, ragazzi, veramente spero che rimanga, ma sarà difficile. Giocatore perfetto per quanto riguarda i. Allora, facciamo così: come vi ho detto, i portieri, secondo i portieri non li calcolo. Difensori non calcolerò. Dermago, mi dispiace, infortunato, così casomai. Quindi senza voto, Touba ha giocato poche partite, per me ha fatto cagare 5 in pagella, quindi stagione da dimenticare, non si è trovato bene, quando è entrato ha giocato male, tranne una partita, mi ricordo forse poco poco, ma penso una sufficienza, non si è ambientato bene, è stato un giocatore flop di Corvino, ci sta su tanti purtroppo, quindi difensori andati, Esposito non lo calcolo perché viene la primavera, per quanto riguarda a sinistra metterò sia Gallo che Dorgo, lui deve metterlo avanti, poi dietro. Gallo, anche lui, 7,5 in pagella, diciamo, una stagione anche per lui strepitosa, è partito bene, poi anche lui un po' si è perso e poi all'inizio mi ricordo che dicevamo tutti, anzi c'erano molti cristiani che lo criticavano, de brutto, poi non c'è niente che lo elogiano, io sinceramente non l'ho criticato mai, non vorrei essere smentito, ma se non sbaglio non l'ho criticato mai, però io l'ho visto sempre discontinuo, non ho visto un giocatore comunque. Alternava partite, io ho sempre detto, alcune partite sembrava tipo top player, altre sembrava un buffone, cioè nel senso un flop. Quindi alternava queste fasi positive a negative, nell'ultimo periodo alternava solo fasi positive, quindi da top player, vabbè, però passatemi il termine comunque. Però secondo me veramente lui ha iniziato anche a saper difendere bene, poi ho detto anche, finalmente qualche cross l'ha messo tutto, quindi ragazzi, meno male, quindi 7,5 secondo me più che meritato. Secondo me lui rimane. Gendré, vabbè, scusami, Dorgu volevo dire prima Dorgu. Dorgu 7 in pagella. Ovviamente il giocatore talentuoso ancora, secondo me sta tipo al 30-40% delle sue potenzialità. Mettiamola così. Ha fatto vedere che può essere un top player, ma ancora molto acerbo. Anche un giocatorino. Ha fatto vedere un giocatore che in Serie A ci può stare, ma no, che fa la differenza. Ancora deve uscire il vero Dorgu, il giocatore che può fare la differenza anche in Serie A, con qualsiasi squadra, non solo con il Lecce, con qualsiasi, per quanto mi riguarda. Ovviamente un giocatore che ha ampi margini di crescita, un giocatore che può arrivare veramente a giocare in un Inter, una Juve, un Milan, io glielo auguro, ma speriamo che il prossimo anno, secondo me l'anno prossimo rimane, ma probabilmente in prestito. Acquistato un'altra squadra e lasciato in prestito. Questo è il mio punto di vista. Quindi vi sto dicendo anche, secondo me, se rimangono meno. Per quanto riguarda Gendré, 7,5 in pagella, anche lui grandissima partita, mi sa che ha fatto pure 2 gol e ne ha sfiorati da altri. È partito anche lui benissimo. Poi all'inizio, però, mi ricordo che giocava, secondo me, o perché voleva andare via. Non giocava, non si impegnava, anche se noi giocavamo, facevamo tutte quelle vittorie, pareggi, quello che è. Però vedevo che non si impegnava molto, onestamente, lo vedevo un po'. Cose non si buttiano cazzo. Poi ha iniziato a impegnarsi sempre di più, a
ha fatto vedere il vero Gendré, ha iniziato anche lui a mettere dei cross, meno male, perché veramente all'infinito dice, ma quando cazzo mettono cross Gendré? In fase difensiva ovviamente qualche gol l'abbiamo preso per colpa sua, ma perché era un po' più basso degli altri, mi ricordo con D'Aversa mettevano sempre lui, mi ricordo di Uric e a tanti altri stavano su Gendré puntualmente, lo anticipavano perché ovviamente mettevano le bestie, no, e lui piccolo piccolo, quindi ragazzi, anche se lui salta tantissimo, però ovviamente i centimetri anche fanno la differenza. Comunque, diciamo, stagione abbastanza ampiamente positiva. Secondo me rimane centrocampo. Partiamo da Ramadani. A me, sinceramente, Ramadani non è piaciuto. Mi è piaciuto in alcune partite. Ha fatto vedere qualcosina di Yulmand. Cioè, comunque, i piedi ce li ha. Può giocare in Serie A, ma la differenza non l'ha fatta né all'inizio né alla fine. Io gli do un 6,5 in pagella, non di più, ragazzi. Questo è il mio punto di vista. Può essere giusto o sbagliato. Ha fatto il compitino, si è impegnato. Lovagnolo ha giocato bene, quello che è. In alcune partite, comunque, ha fatto anche lui la differenza. Ha fatto vedere che può giocare in Serie A. Ovviamente, questo è il primo anno transitorio. Magari, probabilmente, l'anno prossimo giocherà molto meglio. Quest'anno, diciamo, è stato un anno per lui un po' di rodaggio, molte partite di scontinuo, molte partite insufficiente, molte partite abbiamo preso gol anche per colpa sua, però comunque tutto sommato, secondo me, se gli ho dato 6 e mezzo, una stagione è stata positiva. Per quanto riguarda Blen, ovviamente 7 in pagella, da quando ha messo lui Gotti la partita è cambiata con i due mediani, veramente un giocatore importantissimo che in alcune partite ha fatto anche la differenza, anche se lui non sembra quel giocatore, no, che lo vedi, che si nota, che no, spacca la partita, ma comunque un giocatore, un incontrista, toglie palloni, un difensore aggiunto, lavora tantissimi palloni, si fa trovare sempre nelle azioni, un giocatore veramente che a me è piaciuto tantissimo, come al solito, come ogni anno, parte sempre in panchina anche con Baroni e poi esce a distanza. Quest'anno è stata la stessa cosa, secondo me rimarrà sia lui, scusatemi, anche Ramadani, rimarranno entrambi per quanto mi riguarda. Devono cercare di far, come ci ho letto alcune notizie, ma come lo penso io, devono rimanere quanti più giocatori possibili perché i giocatori che rimangono sono i rinforzi del Lecce. Quelli sono i veri rinforzi. Chi rimane? Perché può andare a sostituire anche un Ramadani l'anno prossimo, secondo me potrebbe fare molto meglio perché già ha un anno, si è un anno, no, come dire, di allenamenti, di maturità, quindi l'anno prossimo potrà andare bene. Per quanto riguarda gli altri, Gonzales 6 e mezzo, anche lui fase alterna e discontinuo. In alcune partite, quando è entrato, specialmente quando è entrato, ha spaccato la partita. Ha fatto vedere, no? Mi ricordo un'azione che se ne andò e poi posto la palla e segnammo. Se sbaglio, forse proprio contro l'Empoli, non mi sta ricordo, forse sì. Comunque, anche lui deve ancora crescere, ha ampi margini di crescita. Secondo me, anche lui forse sarà al 50%, 60% delle sue potenzialità. Quindi ancora. Il vero Gonzalez lo dobbiamo vedere, speriamo e probabilmente lo vedremo l'anno prossimo perché comunque ha delle buone qualità tecniche importanti, si vedono. A volte lo vedi un po' discontinuo, un po' diciamo che sta fuori luogo, sembra, non lo so, sarà questione di carattere, non lo so. Speriamo bene comunque ragazzi, Capà mi dispiace anche lui, gli do 6, scusate, 6 diciamo. Però l'abbiamo visto poco o nulla, però comunque giocatore anche lui l'anno prossimo potrà fare la differenza. Secondo me è un giocatore che in Serie A può giocare, che può fare differenza o meno, non lo so. Un giocatore comunque è un incontrista molto forte fisicamente, è difficile che tolga il pallone, anche di piedi buoni, un po' troppo lento, un po' troppo goffo. Questa cosa ovviamente la deve migliorare, speriamo l'anno prossimo che faccia bene, io me lo auguro. Per quanto riguarda Rafià, e poi concludo, parlerò domani. Rafià, lui 6 e mezzo in pagella, sinceramente mi è piaciuto. E scusa, Capà ovviamente secondo me rimarrà. Rafià anche lui rimarrà. Secondo a me è piaciuto, oppure lo manderanno in prestito, ma secondo me rimane. Secondo me rimane perché con Gotti poi nell'ultima partita ha anche giocato titolare. Anche lui è partito titolare. Poi c'è stato un periodo che non ha giocato per niente. Qualche volta è entrato. Lui anche lui si deve, più che altro si deve velocizzare. Perché come ho sempre detto, ancora, anche se alle ultime partite qualcosina è cambiato, non ha i ritmi della Serie A perché viene Serie C. Quella velocità di gioco, quella velocità di pensiero, c'ha i numeri, a volte ha fatto dei passaggi, degli assist incredibili, che a volte ha sbagliato il metro di misura o qualcosa del genere, ma veramente comunque è un giocatore molto tecnico,
molto, devo dire, intelligente, tatticamente intelligente veramente. E quindi quel giocatore che speriamo cresca può fare la differenza. Quanti assist può fare? Ha fatto anche un gol, se non sbaglio, all'andata con la Fiorentina. Sì, qualche pareggiamo 2-2, se non sbaglio, lui segnò cioè il 2-1, diciamo l'1-2, mettiamolo cazzo volete. Quindi giocatore tutto sommato che anche lui ha fatto un anno di rodaggio, l'anno prossimo potremo vedere il vero Rafinha, anche perché è giovane, se non sbaglio ha 22-23 anni, non di più. Quindi ragazzi, sempre sulla Forza Lecce mi sono divulgato molto, 15 minuti, domani sarà un altro video del genere su 15 minuti, più o meno circa anche forse di meno. Se mi dimentico qualche giocatore darò senza voto, come ho già detto, darò anche il voto a Gotti e anche a Corvino, da Corvino da Versa è uguale, tanto sempre Corvino non cede. Quindi ragazzi, ci vediamo domani, sempre sulla Forza Lecce, grazie perché continuate a guardarmi, spero di arrivare a 1.900 quanto prima, se mi aiutate bene, se no non fa niente, vi voglio bene lo stesso, ciao a tutti.